CBSN News, le principali notizie dal centro della Puglia. La buona giornata ancora da Radio CBSN, edizione delle 12 del notiziario locale. Operazione dei carabinieri del comando provinciale di Brindisi alle prime ore di oggi, martedì 17 settembre, hanno dato esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla GIP del Tribunale di Brindisi nei confronti di 5 persone brindisine. I reati contestati sono associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, estorsioni, ricettazioni, furti e violazione della sorveglianza speciale. Nei giorni scorsi, personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro riguardante 2 aziende aventi la sede in provincia di Brindisi e di Rieti, operanti nel settore della produzione e commercializzazione di olio di oliva, amministrati da soggetti indiziati di reati di frode, contraffazione e falso. Avevano smerciato anche a olio proveniente dalla Grecia per olio Evo 100% italiano, oltre ad olio derivante da precedenti annate ma venduto come nuovo. Le sigle sindacali CGIL e UIL hanno organizzato una manifestazione davanti al Perrino di Brindisi per domani, mercoledì 18 settembre. I sindacati lamentano una situazione sanitaria insostenibile. Da anni denunciano una carenza di medici, infermieri, OS, non solo al Perrino, ma anche nelle altre strutture della ASL brindisina. Appuntamento questa sera alle 21 nel chiostro del Palazzo Vescovile di Brindisi con il Barocco Festival Leonardo Leo. La serata è un viaggio musicale attraverso l'Europa tardo-barocca che mette in luce le differenze stilistiche e le influenze reciproche tra le diverse tradizioni nazionali. Il titolo della serata è I migliori anni, l'epoca d'oro degli strumenti ad ancia doppia, a cura dell'ensemble Zefiro, per la direzione all'oboe di Alfredo Bernardini. È stata inaugurata giorni fa a Mesagne la Domus Ada, la prima struttura residenziale socio-educativa e riabilitativa in Puglia, dedicata a persone con disturbo dello spettro autistico. La Domus Ada si avvale di un'equipe multidisciplinare di educatori, psicologi e specialisti che lavorano in sinergia per offrire percorsi riabilitativi personalizzati. Incontro sullo stato di avanzamento della xylella nell'Alto Salento, appuntamento previsto quest'oggi alle 18 presso la sede delle conferenze del GAL Alto Salento ad Ostuni. Si parlerà dell'avanzamento e del conseguente disseccamento degli ulivi. L'incontro vuole informare sullo stato della diffusione del batterio. Rispetto per l'ambiente con l'edizione 2024 di Puliamo il Mondo, grazie a Lega Ambiente, e il tutto coincide con l'Appia Day e la settimana della mobilità sostenibile. Un ricco programma che parte il 19 settembre a Latiano con una passeggiata notturna in bici. Il 20 invece ci si sposta a Brindisi per la presentazione del progetto virtuale dell'acquedotto romano. Ad Ostuni invece il 21 settembre una camminata sul tratto ostunese della via Traiana. Infine domenica 22 settembre a Brindisi e ad Oria l'iniziativa Puliamo il Mondo. Il comune di Francavilla Fontana anche quest'anno aderisce alla settimana europea della mobilità che si tiene da lunedì 16 al 22 settembre. L'iniziativa è promossa dalla Commissione europea, pone al centro il tema della condivisione dello spazio pubblico con l'obiettivo di promuovere un uso più equo e sostenibile delle aree urbane. E ancora Francavilla apre le porte al passato con l'evento La Notte dei Briganti, un avvincente tour drammatizzato che si snoderà tra le suggestive vie del centro storico il prossimo 20 e 21 settembre a partire dalle 18 presso il Castello Imperiale. Questa rievocazione farà rivivere gli eventi drammatici di un passato che ha segnato la comunità, immergendo i partecipanti nelle atmosfere di quel tempo. Parliamo del 1817. E infine parte martedì 17 settembre a Latiano la Settimana Europea della Mobilità. Tale iniziativa di informazione per la
mobilità sostenibile e il valore dell'ambiente che ci circonda, le bellezze cittadine e naturalistiche. Primo incontro questo pomeriggio con la Polizia Municipale che entra nelle scuole per informare sulle regole della strada per i ciclisti. Ed era l'ultima notizia di questo appuntamento di mezzogiorno, prossimo più tardi, questa sera alle ore 20, in terza edizione. Grazie a tutti, da Piero Vasta che ha condotto in studio e da Antonio Semeraro che ha curato la parte tecnica. A tutti buon pomeriggio. CBSN News.